che punto siamo sulla fondazione Agrigento della cultura? Non c'è nessun problema con l'università Agrigentina? Assolutamente non c'è nessun problema, l'unico problema è quello burocratico, perché i tecnici, i principali attori, che sono i dirigenti, il segretario comunale, i revisori dei conti, il notaio, stanno lavorando giustamente in maniera forte affinché non ci sia nessuna falla che possa un giorno far fallire questa meravigliosa iniziativa. Sono soltanto tempi burocratici, non c'è assolutamente nessuna polemica, principalmente sulla governance, non c'entra niente assolutamente. Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025 non è un dramma? Ma non è un dramma. Il 31 marzo del 2023 abbiamo raggiunto questa opportunità. Naturalmente, ripeto, se non si completano tutti i passaggi burocratici, non si può continuare a lavorare come si lavorava prima per raggiungere questo obiettivo. Adesso la seconda tappa è quella di iniziare a lavorare sui progetti, ma avere però un attestato, cioè quello di far nascere la fondazione. Nascendo la fondazione, già abbiamo individuato i gruppi di lavoro, già ho individuato i vari componenti del CDA. Penso che a brevissimo partiremo alla grande. Voi avete visto che anche, nonostante tutto, io sto girando l'Italia perché sono invitato o vengo a volte coinvolto in delle iniziative delle capitali italiane della cultura già passate, quelle attuali e quelle future, tra cui anche noi, Pesaro e noi. Questo perché? Perché il lavoro non è mai finito. Dal 31 marzo del 2023 il lavoro è sempre andato avanti, magari in silenzio, come mia abitudine fare, non fare dei proclami, non è il mio costume, ma il lavoro è sempre andato avanti. Finendo i passaggi burocratici si può magari ufficializzare quello che magari la cittadinanza aspetta. Lei vorrebbe prolungare anche gli anni in permanenza della fondazione, portarli a 10 anni? Sì, io voglio prolungarli, se anche a livello del governo nazionale e regionale mi si dà la possibilità, io voglio lasciare questa età ad Agrigento, questa istituzione Agrigentina. Agrigento già è capitale della cultura, non deve essere capitale della cultura soltanto un anno, il 2025. Agrigento deve essere per sempre capitale della cultura, e questo lo voglio lasciare ai miei posteri.